Ritardi nel pagamento degli stipendi e delle tredicesime. I sindacati sul piede di guerra. Stamattina una conferenza stampa al comune di Caserta organizzata da CGIL, CISL, UIL, COBAS e CIBAS per illustrare alla cittadinanza le iniziative che saranno intraprese nei prossimi giorni per rivendicare, dicono, il diritto di ogni lavoratore, ovvero lo stipendio. È giunta l'ora che l'amministrazione comunale si assuma le responsabilità dello sfascio totale prodotto da scelte che si sono riversate con il massimo danno sulla vita dei lavoratori, hanno detto all'unisono i sindacati. Quindi una situazione drammatica che ha sortito i propri effetti in quanto da questo piccolo stipendio si devono comunque rispettare le scadenze, i pagamenti, le tasse in genere. E quindi i lavoratori e le famiglie dei lavoratori si trovano in una condizione di vera agonia. Oggi abbiamo chiesto di convocare gli organi di stampa per diffondere appunto alla collettività intera questo forte disagio che stiamo attraversando e che comunque le ripercussioni nella comunità non mancano, perché certamente anche se l'identità di queste spettanze sono minime, sono poche, ma comunque contribuiscono all'economia cittadina. Io voglio fare un passaggio particolare per quanto riguarda l'eventuale responsabilità che potrebbe avere questa amministrazione. Io credo che tutta questa operazione, quella della dichiarazione di dissesto, probabilmente, dati i risultati che ha ottenuto, cioè questo della creazione di miseria cittadina, credo che sia stata presa dall'amministrazione con superficialità e pressappochismo, perché questi tipi di operazioni vengono programmate e gestite, certamente coinvolgendo anche tutte le parti sociali. Se ci troviamo in questa condizione, senza che l'amministrazione non riesce a darci una risposta certa su quello che è il diritto fondamentale, lo stipendio, e allora vuol dire che non sono stati capaci. Noi nei prossimi giorni abbiamo condiviso con le altre organizzazioni sindacali quello di installare una tenda, un gazebo a Piazza Vanvitelli, dove illustreremo quelle che sono sia le ripercussioni che ci saranno sulla collettività a seguito del dichiarato dissesto finanziario del Comune di Caserta, e sia le gravi condizioni in cui versano i lavoratori del Comune.